Chiara Traborrelli è l'autrice del libro Mesartim, l'Arietide, edito dal Viandante. Primo libro per una giovanissima scrittrice abruzzese di Gordia Grele, 26 anni. Questa è una fiaba fantascientifica illustrata. Come nasce questo personaggio? Chi è Mesartim? Mesartim è una creatura fantastica, un menestrello stellare, potremmo definirlo. Un essere che non ha sesso e che non ha età. E per dare vita a questo personaggio mi sono ispirata alla figura, diciamo, storica, artistica del giullare, una figura che mi ha sempre affascinato e ho pensato che cosa succederebbe se questa attività del giullare venisse trasposta su scala interplanetaria. È così che è nata questa storia, perché Mesartim è un giullare spaziale, quindi invece di vagare da una città all'altra, vaga da un pianeta all'altro, fermandosi presso le corti dei grandi re alieni o presso piazze di svariati popoli e alietando tutti quanti con la sua musica, con il suo talento eccelso e perfetto. Nel libro ci sono anche delle illustrazioni davvero meravigliose che rendono questo libro ancora più prezioso. Non ho mai seguito corsi d'arte, non ho fatto nessun tipo di scuola d'arte. Io mi sono laureata in filologia, linguistica e tradizioni letterarie all'Università di Chieti, adesso sono dottoranda all'Università di Varsavia. E per quanto riguarda il disegno, è semplicemente una passione che ho sempre coltivato fin da quando ero bambina. Produrre un libro illustrato è sempre stato il mio sogno, perché ho sempre avuto sia la passione per la scrittura che quella per il disegno, per cui diciamo che riuscire a metterli insieme nella mia opera d'esordio è stata veramente una grande soddisfazione. E c'è anche della musica, dei brani musicali composti proprio da te. Sì, c'è un QR code nello specifico che rimanda a un brano che sarebbe poi parte integrante della storia, perché è una canzone composta e cantata dalla creatura Mesartim nel libro. Quindi nel punto in cui Mesartim esegue questo brano di fronte al suo pubblico, diciamo così, in quella scena, si trova appunto il QR code che può essere scannerizzato da chi sta leggendo il libro in maniera tale da poter fruire anche del brano. Ci sarà un seguito per Mesartim o comunque hai in mente anche altri lavori letterari? Un seguito per Mesartim è qualcosa che escludo. Non ho intenzione di portare avanti questa storia, perché credo che sia compiuta in se stessa, un finale aperto, diciamo così. Per quanto riguarda altre idee, sì, sicuramente ne ho diverse in cantiere, non so esattamente quando riuscirò a produrci qualcosa di concreto, però la mia intenzione è appunto lavorarci e proseguire, insomma, in questa attività, diciamo così, anche se appunto nella vita faccio altro. Drifting away like a shooting star.